La spunta alla COC in rimonta nel secondo tempo, palle inattive sfruttate al meglio dai padroni di casa. Sugli altri campi bel pareggio pieno di emozioni tra Football Club Sangio e 4 Evangelisti, 2-2 il risultato finale. Dopo un primo tempo equilibrato terminato sul punteggio di 1-1, l'Idro Sarriang dilaga contro il Casterno, grazie a Casola, Penna e Bruno. I Diavoli Rossi agguantano nel finale un pari che sa di vittoria per i padroni di casa del San Giorgio Olimbiate, grande rammarico per 2 punti persi. Si sblocca la Cerbatese in casa contro il Samps Milano, 3-1 e forse l'inizio di un nuovo campionato. Infine troviamo 2 vittorie con lo stesso risultato, 4-1 per il Real Afori contro il Libero Sport United in difficoltà. Stesso punteggio per l'OSG 2001, gli ospiti della Libera non si sono trovati nella migliore serata e sono stati costretti ad arrendersi ad un avversario superiore. Sono già 7 i gol per Alessandro Colombo della COC, dietro di lui Casula con 5, Bogani e Fattori con 4. Alberto Vignati del Casterno comanda la classifica migliore in campo, insegue Luca Gaudenzi e va via tutti gli altri. Dando uno sguardo alla classifica troviamo il Real Afori ancora imbattuto con 7 punti, Idro Sarriang e COC inseguono staccati di una sola lunghezza. Nelle retrovie tante squadre ad un punto, desiderose di rifarsi già dalla prossima giornata. Vi ricordiamo di aggiungere direttamente sul sito CSI i marcatori e migliori in campo per avere sempre una classifica aggiornata. Iscrivetevi al nostro canale YouTube CSI Milano e seguiteci su Facebook alla pagina Campionati CSI Milano.